Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video voglio farvi vedere un aspetto della lavorazione del legno che ho voluto approfondire in questo periodo, ossia il woodware. Nella scorsa puntata avete visto come ho fabbricato il mio primo papillon, questo qui. Questo era in rovere, poi ci ho messo anche il passantino in mezzo per poterlo attaccare a un elastico come questo e quindi poterlo mettere sulla camicia. L'avevo fatto partendo da una formina che avevo disegnato su un pezzo di carta e poi avevo fatto questa dima, l'avevo replicata su un'altra dima giusto per fare una prova, per vedere come veniva con l'utensile a copiare sul rifilatore manuale. Comunque vi lascio il link in descrizione e anche nelle schede per poter vedere il video in cui ho fatto questo papillon. Poi ho deciso di farne uno, non mi piacevano tanto queste ondeggiature che c'erano lateralmente e quindi ne ho fatto uno un po' più lineare, un po' più squadrato. Quindi ho fatto questa dima seguendo sempre lo stesso ragionamento, quindi ho disegnato su un pezzo di carta la forma che volevo ottenere, ho fatto una dima e poi ho fatto questo qui in noce. Non mi piaceva tanto perché era troppo stretto al centro e poi volevo qualcosa di più particolare, ci volevo inserire un materiale diverso, quindi uno Swarovski. E quindi ho disegnato quest'altro, un po' più largo al centro, sempre molto lineare come forma. E ho ottenuto questo qui che mi piaceva tanto e quindi ho usato questo per il battesimo di mia nipote. Ho messo lo Swarovski al centro e poi ho fatto un passantino dietro, l'ho incollato con la colla epossidica e ci ho cucito il passantino di elastico con la misura del mio collo che come vedete è proprio a misura di orso. E poi ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa anche per mia moglie, quindi ho fatto sempre in noce questo orecchino con un brillantino al centro e questo vedrete come l'ho realizzato all'interno di questo video e l'ho voluto fare coordinati. Poi ho fatto anche qualche formina strana, qualche papillon particolare, quindi magari uno vuoto al centro, uno a forma di baffo. Vediamo, magari in futuro li realizzo. Per il momento mi sono fatto soltanto il progetto con SketchUp. Ad ogni modo, quando ho iniziato a fare questi oggettini in legno indossabili, Mi sono addentrato in una parte della lavorazione del legno che non conoscevo, ossia il woodware, oggetti in legno da indossare. Io ho fatto soltanto papillon e orecchini, ma ne esistono una miriade. Infatti ho visto su internet, su Instagram, tantissimi oggetti fatti in legno ed altri materiali in combinazione veramente bellissimi. E quindi è, diciamo, un aspetto della lavorazione del legno che mi sta intrigando. Magari mi potete lasciare nei commenti una vostra idea al riguardo, ossia se magari vi piacerebbe che trattassi di più questo argomento oppure vi piace un po' di più la vecchia lavorazione del legno che facevo, ossia proprio i jig, l'ampliamento del laboratorio, la costruzione di banchetti, cose utili all'interno del laboratorio. Fatemi sapere. Ho fatto diverse fotografie agli oggettini che ho prodotto, le potete vedere su Facebook e su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì. Se il video vi piace poi lasciate un like e un commento. Se invece non vi piace potete lasciare il pollice all'ingiù, però mi raccomando ditemi come migliorare nei commenti. Volevo ricordarvi che avete diversi modi per supportare il canale se lo volete. Uno di questi sono le donazioni su PayPal, anche piccole. A tal proposito voglio ringraziare Massimiliano per la sua generosità. Oppure, se dovete fare degli acquisti su Amazon, potete farlo passando per il mio link. In questo modo la vostra spesa e i tempi di spedizione non cambieranno, però il mio canale riceverà una piccola commissione grazie al vostro gesto. Adesso vi lascio la realizzazione dell'orecchino e ci vediamo alla fine del video per i saluti.
Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video, ciao!